27 ottobre 2019, ancora in diretta su Radio Facebook da Piazza Mercato, in quel di Serra San Bruno. Sullo sfondo, guardate ragazzi, che icona! Sembra di trovarci negli anni 30, invece no ragazzi, oggi siamo il 27 ottobre 2019 con il signor Cirillo Antonio. Buongiorno. Di Ninfo. Senta, le chiedo un'informazione, che razza sono intanto? Questo sono un incrocio chianino con la nostra calabrese. Ho capito, e come peso? Come peso 12 quintali per uno. 12 quintali l'uno. Senta, vedo che hanno un arnese, che cosa rappresenta questo? Questo è il giovo per tirare i tronchi, per lavorare. Quindi lavorano ancora? Sì, lavorano. Oggi lavorano? Oggi siamo qua a Piazza Mercato proprio per far vedere che ancora esistono i buoi. Perché magari chi ci guarda dall'estero, magari dal nord, pensa che buoni. Dice Serra San Bruno e buoni non ci sono più. Invece ci sono. E noi lavoriamo. E questi da piccoli li ho domati io. Mantenere, diciamo, la tradizione. Senta, sì. Cosa mangia di solito un animale così? Questi mangiano le favi, cioè. Sarebbero? Le favi, fieno, paglia solo per di sotto, per musicoreca. Ah, perché in caso magari scivolano, è sì, pericoloso. Perché sono un po' pesanti. Senti, ancora come... sono giovani. Quanti anni hanno? Questi hanno 6 anni. Vediamoli nella loro maestosità, sono grandissimi. Senti, sono docili oppure sono un po' nervosi? Sono docili, li tengo proprio per lavoro e pure per fare qualche manifestazione. Senti, quanto può tirare un bue di questi? Ma fino a 30-35 quintali. L'uno? Tutte e due. Ah, tutte e due. Questi lavorano a coppia. Ah, lavorano sempre a coppia perché giustamente con il gioco. Senta, sì. È come una domanda velocissima, come mai mettete queste roselline sul muso, sulla testa? E queste le mettiamo sia per bellezza sia per malocchio. Ah, per il malocchio. Sì. Senta, le corna vedo che sono abbastanza lunghe. Ma ancora, non si tagliano mai. Ancora si crescono, perché ancora l'età che hanno debbono crescere. Senta, le faccio un'ultima domanda, vedo che qua si sta innervosendo, magari. No, questo è abituato che facciamo le manifestazioni con altri buoi in Basilicata. Oggi non ne vede uno vestito di rosso come me. No, vede, dice siamo soli, cercano i compagni. Cercano i compagni. Senta, le faccio una domanda allora. Ma qual è la soddisfazione più bella che ha avuto con questi buoi? Cioè... Da quando ero piccolo, siamo di razza in razza. Mio nonno c'aveva i buoi, mio padre c'aveva i buoi, io c'ho i buoi e mio figlio ancora c'ha i buoi. Ma lei per venire da Ninfo come fa? Non dico a piedi, li mette su un camion? Sì, ci siamo attrezzati col camion perché noi andiamo in Basilicata, in Sicilia, quindi in diciamo Toscana. Quindi diciamo che anche il solo vedervi rappresenta la tradizione che ancora non si è persa. Sì. Che a Serra ancora lavorate e questa è sicuramente una bellissima cosa. Sì, sì, sì. Va bene, senta, l'ultima domanda e chiudo questa intervista. Il suo piatto tipico calabrese che le piace di più qual è? Una mangiata di funghi per cui. Va bene, grazie. Parcheggia meglio che sa che la macchina alla fine.